Buongiorno a tutti e bentrovati nella mia cucina. Le feste sono passate, però l'inverno continua, anzi, oggi voglio fare una ricettina tipica regionale della Valtellina, i pizzoccheri fatti a mano con una variante che di solito si usa la verza, si usano generalmente ortaggi di stagione, oltre le patate, tipo i fagiolini o quant'altro. Io ho la verza, in questo periodo si usa la verza. Puzzetta un po' quando si cuoce, quindi io voglio fare una variante e lo farò con il grande cavolo nero. Guardate quanto è bello, bello turgido, buono, più delicato e dà un sapore meraviglioso. Bene, allora andiamo subito alla presentazione degli ingredienti. Allora, Sua Maestà il cavolo nero ve l'ho già presentato. Ora, cosa ci servirà? Useremo la farina di grano saraceno, meglio se macinata pietra, e una parte di farina zero, perché non avendo glutine, ovviamente abbiamo bisogno di qualcosa che ci dia elasticità, se no non sta in piedi. Quindi cosa vuol dire? Che ho messo 200 g di grano saraceno e 50 g di farina zero. Poi delle patate, io poi a gusto ne mettete quante ne volete, io le ho già lavate, mondate, pelate, tagliate e messe sott'acqua. Dopodiché abbiamo tre tipi di formaggi. Di solito in Valtellina si usano il bitto, il casera, la toma o tutti i formaggi prevalentemente di alpeggio e profumati. Io ho trovato la toma, ho trovato il bitto, non ho trovato il casera, ho messo una fontina valdostana. L'importante è che siano morbidi e profumati. Due spicchi d'aglio per la fine, un po' di burro e la salvia e qualche fogliolina di salvia. Dimenticavo, 140 grammi di acqua, ovviamente dobbiamo impastare, e possibilmente non voglio fare una gelatinizzazione, però la adopererò calda in maniera da creare molto di più l'elasticità della pasta, visto che abbiamo il grano saraceno. Bene, partiamo subito con la ricetta. Eccoci qua per l'esecuzione della nostra ricetta. Cominciamo ad assemblare le due farine, quindi quella di saraceno e quella di zero. Un pizzico di sale, io non l'ho detto perché in teoria non ci andrebbe, perché essendoci formaggi, però un pochino io ce lo metto. E poi dopodiché andiamo con l'acqua che io ho scaldato 40 gradi nel microonde. Qua il nostro panetto come deve risultare morbido, leggermente elastico e non ha bisogno di riposo perché va bene così. Adesso con la farina sempre di grano saraceno diamo una bella spolverata e cominciamo a tirarla col mattarello. Allora, noi dobbiamo realizzare uno spessore di circa 2-3 mm al massimo. 2-3 mm. Perfetto. E ci siamo. Ora andremo a creare delle striscette da circa 5-7 cm, dipende. E ora andremo a ricavare delle striscette di circa 1 cm, 2 cm, dipende dal vostro gusto. I nostri pizzoccheri sono pronti per essere cotti. Ora li andiamo a stipare da una parte e proseguiamo con la ricetta. La prima cosa da fare è il cavolo nero. Il cavolo nero ha una crosta molto dura, quindi io dopo averlo lavato, ovviamente asciugato e tutto, allora la procedura è questa. Si tirano via e si sfilano fino in fondo, lasciando il gambo. Se non ci riuscite, potete farlo col coltello. Bene, a questo punto andiamo a tagliare a pezzettini. Molto bene, la nostra acqua bolle e cominciamo a mettere il nostro cavolo nero, che lo faremo cuocere, come ho detto,
per circa una decina di minuti, dipende poi da come, perché poi andrà anche gratinato, eh. Molto bene, ha cotto per 7-8 minuti, vedo che sono abbastanza morbidine perché dobbiamo cuocere anche la pasta. Quindi vado a mettere le patate, i pizzoccheri, do una bella giratina. Bene, sono passati 8 minuti. Vado a scolare e cominciamo a confezionare il nostro pizzocchero. Molto bene, andiamo ad assemblare il nostro pizzocchero. Ho lasciato leggermente un pochino di acqua perché io li metto a gratinare. Quindi cosa faccio? Faccio uno strato di pizzoccheri e verdure e poi vado chiaramente a E adesso in forno a 200 gradi finché non gratina. Eccoci qua, belli gratinati, non vi rendete conto quanto sono buoni. Attenzione, non tutti li fanno gratinati, quindi non, questa è una versione, dipende, teglio, li fai in un modo, la Valtellina è diversa. Arrivate il nostro burro e aglio, si va messo sopra e poi va levato, se non vi piace va. È tosta questa ricetta, però è buona un bel po'. Leviamo l'aglio. I miei pizzoccheri alla valtellinese gratinati con un cavolo nero. Molto bene, siamo alla conclusione del video. Quindi se questa mia idea dei pizzoccheri alla valtellinese col cavolo nero vi è piaciuta, mettete un like e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Tanto in questi giorni, come sempre, arriveranno nuove ricette, ovviamente invernali. Un abbraccio a tutti, ciao, alla prossima!